Salve ragazzi, benvenuti ancora sul mio canale Opinione di Luzio, 10 novembre 2012, ore 21 locali, il luogo ve lo dirò alla fine. Oggi vi voglio parlare dei disastri che combina la Illy, la grande casa farmaceutica Illy Corporation, sul psicofarmaco che si chiama Zyprexa, il cui principio attivo è l'olanzapina. È un neurolettico, è stato immesso nel mercato dal 94 e nel 2009 è scoppiato, diciamo, il caso sulla olanzapina, in cui 8.000 persone sono state rimborsate per i danni a livello organico che hanno subito per l'uso di questo psicofarmaco. E quali sono i danni? Sono, diciamo, innanzitutto una veloce aumento di peso, quindi problemi legati all'obesità e alle malattie cardiovascolari. Secondo, e altri due problemi giganteschi, l'iperglicemia e diabete, che possono provocare la morte addirittura. E infatti, diciamo, non documentando bene gli effetti collaterali di queste due cose, hanno dovuto rimborsare 8.000 pazienti che erano sotto cura di questo psicofarmaco, che viene venduto, diciamo, di gran fretta e di gran numero da parte della nota casa farmaceutica, dato che incassa più di 4 miliardi di dollari all'anno con questo neurolettico. Naturalmente hanno avuto anche il bon ton di mettere nel sito poc'anzi di quanto sono bravi loro nello svolgere la funzione di produrre farmaci che fanno star bene le persone, e questo è un po' ridere in faccia a quelle 8.000 persone che si sono viste, diciamo, danni permanenti a livello organico, che sono stati rimborsati dalla giustizia, ma la salute è rimasta danneggiata, ok? Quindi invece doveva aprire un ufficio reclami e un ufficio dove si poter nascere le controversie su quello che è i lati che oscuri dei propri farmaci, cioè i danni che questi farmaci provocano, ok? Aprire una finestra, come c'è il tribunale del malato, all'interno della casa farmaceutica c'è anche la possibilità di un forum sui danni che le persone subiscono nell'uso prolungato dei farmaci che loro vanno a immettere nel mercato, nelle nostre farmacie comuni in tutte le città del mondo, dato che si parla di una multinazionale. E non si parla della farmacia sotto casa, del farmaco fatto dal farmacista sotto casa, insomma. Questo ci deve sconvolgere, ci deve portare a riflettere, logicamente, soprattutto da parte dei psichiatri, ovviamente, che molto spesso magari queste cose non le notano, ma qui io noto la stessa negligenza da parte di chi gestisce questo mondo, come è stato con il Prozac, uguale, identico. Il Prozac all'inizio era chiamata la pillola della felicità, e fino a che non si è arrivati a un rumore da parte della gente talmente grande, non è stato possibile togliere il farmaco, e non sono stati mai i rimborsi tanti quanti sono stati i danni che ha fatto il Prozac. Adesso cosa vogliamo aspettare? Anche con questo farmaco che si aumenta di gran numero le persone che andranno da un tribunale per i danni provocati al loro fisico? E allora voi psichiatri che scrivete questi farmaci ai vostri pazienti che sono soggetti a psicosi o quant'altro, dato che è un neurolettico, fate qualche cosa, muovete un po' le vostre menti bacate e cercate di aprirle cercando dei farmaci alternativi. Non so, lo psicofarmaco in sé per sé, comunque sia, qualcosa lascia di negativo nel corpo umano, ma che almeno si studi a livello farmaceutico, farmacologicamente parlando, un farmaco che abbia un principio attivo che in qualche modo si commisuri allo stato del paziente, comunque si viene monitorato per gli effetti collaterali che ha, in modo tale di uno di poter avere sempre sott'occhio lo stato clinico del paziente, ok? Sapendo gli effetti collaterali che ha. Non dico di toglierlo, allora, perché magari da uno dalla campanella si può finire alla brace, se togliamo questo magari gli viene fuori uno peggio. Ok, questo è il peggio che abbiamo adesso, prendiamo un altro, monitoriamo il paziente sugli effetti collaterali, controllando, facendo analisi del sangue di routine, analisi delle urine, elettrocardiogramma e quant'altro. Il dottore lo sanno meglio di me, che ha studiato medicina. Io sono un profano in questo mestiere, divago un po', prendo le notizie, cerco di capirne un po' di più anche su cose che io naturalmente non ho studi in merito. Tutto qua, insomma. Siamo a Senigallia, ragazzi. Arrivederci.